Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Litanie della Buona Morte. Gesù Signore, Dio di bontà, Padre di misericordia, io mi presento dinanzi a voi con cuore umiliato e contrito. Vi raccomando la mia ultima ora e ciò che dopo di essa mi attende. Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presto a finire, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mani tremanti e intorpidite non potranno più stringervi, crocifisso mio bene e mio malgrado, vi lascerò cadere sul letto del mio dolore. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando i miei occhi offuscati e travolti dall'orrore della morte imminente fisseranno in voi gli sguardi languidi e moribondi, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mie labbra, fredde e tremanti, pronunceranno per l'ultima volta il vostro nome adorabile, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mie guance pallide e livide ispireranno agli astanti la compassione e il terrore, e i miei capelli bagnati dal sudore della morte, sollevandosi sulla mia testa, annunzieranno prossima la mia fine, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mie orecchie, presso a chiudersi per sempre ai discorsi degli uomini, si apriranno per intendere la vostra voce che pronuncerà l'irrevocabile sentenza, onde verrà fissata la mia sorte per tutta l'eternità, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando la mia immaginazione agitata da orrendi e spaventosi fantasmi sarà immersa in mortali tristezze ed il mio spirito turbato dall'aspetto delle mie iniquità e dal timore della vostra giustizia lotterà contro l'angelo delle tenebre che vorrà togliermi la vista consolatrice delle vostre misericordie e precipitarmi in seno alla disperazione, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando il mio debole cuore, oppresso dal dolore della malattia, sarà sorpreso dagli orrori di morte e finito dagli sforzi che avrà fatto contro i nemici della mia eterna salute, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando verserò le mie ultime lacrime, sintomi della mia distruzione, ricevetele in sacrificio di espiazione, a ciò che io spiri come una vittima di penitenza, ed in quel terribile momento, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando gli ultimi sospiri del cuore sforzeranno l'anima mia ad uscire dal corpo, accettateli come segno di una santa impazienza di venire a voi, e voi, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando l'anima mia, sull'estremità delle labbra, uscirà per sempre da questo mondo e lascerà il mio corpo pallido, freddo e senza vita, accettate la distruzione del mio essere come un omaggio che io vengo a rendere alla vostra divina maestà. Ed allora, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando finalmente l'anima mia comparirà dinanzi a voi e vedrà per la prima volta lo splendore immortale della vostra maestà, non la rigettate dal vostro cospetto, degnatevi ricevermi nel seno della vostra misericordia, affinché io canti eternamente le vostre lodi. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. O Dio, che condannandoci alla morte ce ne avete nascosto il momento e l'ora, fate che io, passando nella giustizia e nella santità tutti i giorni della vita, possa meritare d'uscire da questo mondo nel vostro santo amore, per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con voi nell'unità dello Spirito Santo, così sia. Atto di accettazione della morte. Grande Dio, io accetto e adoro la sentenza di morte pronunciata contro di me, e portandomi col pensiero sul mio letto di morte e solenne
protesta di quei sentimenti e affetti con cui intendo terminare la mia mortale carriera. Siccome questo miserabile corpo fu la cagione per cui offesi tanto il mio caro Dio, così per sua punizione e castigo ne fo ben di cuore un totale sacrificio all'offeso mio Signore, perché per quel che riguarda il tempo e le circostanze tutte della mia morte, io mi rassegno pienamente ad esempio del mio Redentore a tutto ciò che il Padre Celeste avrà disposto di me. Io accetto quella morte qualunque che il Dio nei suoi decreti crederà migliore per me. Per compiere la volontà sua intendo accettare da lui e per lui tutti gli spasimi e i dolori che sarà in volere suo, che io soffra in quel punto. Questa è la mia ferma volontà, con cui intendo vivere e morire in qualunque momento il Dio voglia disporre di me. Io la metto tra le mani della mia cara Madre Maria, del mio angelo custode, di San Giuseppe e dei santi miei speciali protettori, i quali tutti attendo sul punto di mia morte e per il viaggio nella mia eternità, così sia. Atto eroico di carità, in suffragio delle anime purganti. Dio mio, in unione ai meriti di Gesù e Maria, vi offro per le anime del purgatorio tutte le mie opere soddisfattorie e quelle di altri a me applicate in vita, in morte e dopo la mia morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.